Come ben sappiamo, questa guerra, la guerra di Gaza, molto più di quella d'Ucraina, ha mosso a contestazioni, manifestazioni nella grandissima parte pro-palestinesi, negli atenei e anche nelle piazze. E questo nonostante la posizione ufficiale del nostro paese, del nostro Parlamento, che non è sicuramente quella del genocidio o di uno solo Stato dal fiume al mare, come è lo slogan, come si sa, dei palestinesi che vorrebbero cancellare lo Stato di Israele, quella parte dei palestinesi, perché in realtà la grande maggioranza dei palestinesi è su una posizione diversa. Ma queste manifestazioni hanno portato anche a alcuni episodi di intolleranza, soprattutto nelle università. Quello di oggi a Napoli sembra passare il segno. C'è un nuovo episodio di intolleranza nelle università italiane, questa volta alla Federico II di Napoli, dove doveva parlare il direttore di Repubblica Maurizio Molinari insieme al rettore Matteo Lorito nell'aula magna della facoltà di ingegneria. Ma alcuni giovani, la maggior parte appartenenti al gruppo Rete Studentesca per la Palestina, hanno tentato di bloccare l'accesso all'aula impedendo l'ingresso dei relatori al grido di fuori i sionisti dalle università. A nulla è valsa la mediazione tentata dallo stesso Molinari, che ha offerto a chi protestava l'occasione di spiegare dal palco la propria posizione, offerta respinta. Numerose le attestazioni di solidarietà per il giornalista, prima tra tutte quella del Presidente della Repubblica Mattarella dal capo dello Stato sulla vicenda, una dura presa di posizione. Quel che vi è da bandire dalle università è l'intolleranza, perché con l'università è incompatibile chi pretende di imporre le proprie idee, impedendo che possa manifestarle chi la pensa diversamente. Queste le parole nella nota diffusa dal Quirinale. Inconcepibile che sia impedito a Molinari di parlare solo perché ebreo, protesta la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Disegni. Un episodio analogo era accaduto una settimana fa al giornalista David Parenzo, contestato poco prima di un evento in programma alla Sapienza di Roma. Sono molti gli episodi di intolleranza messi in atto da gruppi pro-palestinesi fin dai giorni successivi al 7 ottobre, ma non è solo la tensione dovuta alla guerra di Gaza. Ieri è stata contestata la professoressa Donatella di Cesare, già finita al centro di molte polemiche per un suo posto poi cancellato in memoria della terrorista delle BR Barbara Balzerani. Un gruppo di giovani di Forza Italia, poco prima dell'inizio di una lezione, ha protestato mostrando le foto di alcune delle vittime delle Brigate Rosse alla vigilia dell'anniversario del rapimento di Aldo Moro. Un'azione che la Di Cesare ha definito via social come intimidazione squadrista, ma va detto che in questo caso la lezione si è poi tenuta regolarmente, ma in generale il clima resta teso. Gli atenei restino luoghi di pluralismo e confronto, dice la ministra per l'Università Bernini, che propone una riunione straordinaria del Comitato dei Rettori.